Uno sportello aperto tutti i mercoledì mattina al campus Einaudi, negli spazi della Biblioteca Europea Gianni Merlini, promuoverà l'informazione e l'accesso alle opportunità offerte dall'Unione Europea per studiare, formarsi, vivere e lavorare in Europa. Lo sportello, frutto di un protocollo che Città Metropolitana e Università degli Studi hanno firmato questa mattina, per offrire ai giovani sempre più informazioni sulle opportunità di formazione, studio e lavoro in un altro paese europeo e sulle opportunità offerte dai principali programmi europei di finanziamento. Opportunità che vanno difese e incentivate con maggior forza nel momento in cui l'unità dell'Europa è sotto attacco, come hanno ribadito questa mattina il sindaco metropolitano Piero Fassino e il rettore dell'Università di Torino Gianmaria Ajani. Proprio le vicende drammatiche di queste ore confermano quanto sia decisivo e fondamentale lavorare per costruire una coscienza europea forte e per radicare sempre di più la consapevolezza che l'integrazione europea è una necessità. È un'altra occasione di lavoro con la Città Metropolitana. Noi da tempo ormai abbiamo costruito una cooperazione sulla informazione sulle politiche europee, abbiamo un sito condiviso che è Study in Torino, che è offerto proprio agli studenti Erasmus che verranno a Torino e che vivono la città in cooperazione fra città e università. Non c'è mai abbastanza informazione sufficiente, bisogna continuare a lavorare in questo campo affinché nella cultura quotidiana si radichi l'idea che l'Europa è la soluzione ai grandi drammi che stiamo vivendo in questo periodo. Essere in Europa vuol dire tante cose, vuol dire essere cittadini europei, vuol dire potersi spostare liberamente, vuol dire poter lavorare all'estero senza un permesso di soggiorno, vuol dire entrare a contatto con altre culture e migliorare anche alcune peculiarità strettamente italiane che possono, diciamo, venire a contatto con culture diverse. Il protocollo è stato firmato nel corso di una giornata dal titolo Torino parla europeo, che è proseguita con l'inaugurazione di due mostre nella main hall del campus e con due dibattiti sulla costruzione di uno spazio pubblico europeo e sui problemi suscitati dall'islamofobia.